E benvenuti sul canale Pasquale Slab. Il video di questa domenica prevede l'approfondimento dell'argomento UART e in particolare si andrà a vedere come è composta la UART in un microcontrollore. Quindi verrà analizzato lo schema blocchi sia della parte trasmittente. E ricevente, e eh, a questo punto verrà anche visto come vanno configurati i registri di questa periferica, per almeno i registri eh, principali. Quindi detto questo, cominciamo. Per fare un riassunto delle puntate precedenti riguardo questo argomento, eh, ricordo che. Prima eh, si è iniziati con dei concetti generali sulla definizione di UART e i vari tipi della trasmissione seriale. Successivamente è stato visto come utilizzare la UART in ambiente Arduino e ora si entra ancora di più nel dettaglio per vedere come si utilizza e come è fatta la UART in un microcontrollore. E il microcontrollore in questione è, come sempre, quello dell'affiscino Shark, il PIC32MX470F512L. E quindi ora andiamo a vedere il suo manuale di riferimento per quanto riguarda la UART. Per chi si fosse perso i video precedenti, eh, in descrizione e anche eh, nelle schede per i consigli eh, vi metto eh, il rimando ai video precedenti relativamente all'UART, così potete riguardarli. E ora andiamo a vedere lo schema della UART. Questo che vedete è il manuale di riferimento relativo alla periferica UART. Dopo questa introduzione, qui si può osservare uno schema blocchi generale di questa periferica infatti qua sulla destra abbiamo i pin eh, relativi alla trasmissione alla ricezione e due pin che vengono usati per il controllo di flusso sulla sinistra vediamo diversi blocchi eh, il primo in alto è il baud rate generator e sostanzialmente è un registro mosso dal clock di periferica derivato da quello di sistema e questo genera il segnale di sincronismo per tutti gli altri blocchi però questo segnale sincronizza solo le attività degli altri blocchi non ha nessuna relazione con ciò che viaggia sui pin RX e TX perché la periferica è sempre asincrona. Poi vediamo un altro blocco IRDA eh, perché questa periferica opportunamente programmata tramite i propri registri può anche supportare il protocollo IRDA che serve per la trasmissione tramite infrarossi. Dopodiché c'è il blocco hardware flow control che generalmente non è utilizzato, ma ci sono dei casi dove si può attivare e utilizzare. E ovviamente poi c'è la parte che si interessa della ricezione dati e la parte che eh, invece si occupa della trasmissione dati. E questo è lo schema blocchi di principio generale. E poi in seguito, scorrendo il manuale di riferimento, vediamo la mappa dei registri. E quindi abbiamo il primo registro che si chiama UX mode UX perché questo microcontrollore non ha una sola UART eh, ne ha 4 e quindi questo X viene sostituito dal numero della UART quindi U1, U2, U3, U4 eccetera e dopodiché ci sono i diversi bit che vanno programmati in maniera opportuna per eh, farla funzionare poi abbiamo il registro di stato, questo UXSTA, dove in questo caso troviamo lo stato della periferica, anche se nel registro di stato troviamo anche dei bit pure di abilitazione, per esempio URX Enable, UTX Enable. In teoria questi dovrebbero andare in un registro di controllo però eh, questo microcontrollore è stato organizzato così e questi due bit in particolare servono per abilitare il trasmettitore e il ricevitore perché volendo uno potrebbe abilitare solo una delle due parti quindi o potrebbe ricevere e basta o potrebbe solo trasmettere poi uxtxreg questo è il registro di trasmissione e quando si scrive un dato in questo registro, poi viene eh, shiftato da un'apposita logica interna e quindi portato, il dato viene portato fuori sul pin di TX. Mentre UXRXReg è il duale, cioè il registro dal quale leggere il dato ricevuto. E per ultimo, ma non per importanza, anzi, è il più importante di tutti, UXBRG. Questo è il registro che serve per configurare il generatore di Baud rate, perché dentro questo registro si va a scrivere il numero che rappresenta il fattore di divisione per il generatore di Baudrate. E qui bisogna stare attenti al numero che si scrive. Non perché si crea danno, ma perché se il numero non è coerente con il clock che muove la periferica e quindi non è un multiplo sotto multiplo, in questo caso non si riesce a ricevere o a trasmettere un segnale che possa essere decodificato dall'apparecchio ricevente che c'è dall'altra parte. E poi qui abbiamo il dettaglio dei vari eh, registri. In questo caso qua c'è il dettaglio di UX mode, perché questo programma come deve funzionare la periferica. In più questa periferica ha un bit dove c'è scritto about, cioè auto -bound. In questo caso, se eh, si attiva questo bit, eh, la periferica è in grado di riconoscere da sola la velocità di trasmissione, solo che per fare questo prima si deve trasmettere un carattere particolare, una volta che è stato trasmesso ed è stato riconosciuto a quel punto la periferica si tara da sola e eh, quindi si può eh, avviare la comunicazione. Questo metodo ha dei pro, e contro e a seconda delle esigenze si, utilizzi, si decide se utilizzarlo o no. Ovviamente c'è anche il bit per selezionare il clock, in questo caso eh, si seleziona la sorgente di clock, quella che alimenterà il generatore di baud rate e tutti gli altri registri. E, ad esempio, eh, a seconda di come si configura, il registro per generare l'about rate prende il clock dal bus PB clock 2 o dall'FRC, eh, sarebbe l'oscillatore RC interno oppure dal clock mh, di sistema o, oppure lo prende da, da capo da questo PB clock 2 e quindi eh, qui si può scegliere quale clock prendere Ovviamente si deve anche sapere quanto vale questo clock per andare poi a calcolare il fattore di divisione. Comunque per quanto riguarda questo documento lo lascerò anche nei link, quindi chi vuole approfondire eh, tranquillamente può scaricare questi documenti disponibili anche sul sito Microchip, perché è questa la casa costruttrice di questo microcontrollore e può analizzarli al, fino al grado di dettaglio che desidera è meglio dare un'occhiata a questo paragrafo UART Baud Rate Generator quindi eh, questo si interessa proprio di generare la Baud Rate per eh, far scorrere il dato e tramite questa formula si riesce a calcolare il fattore di divisione Sotto invece c'è una tabella che fa vedere a sinistra le boud rate eh, da raggiungere, poi eh, mostra la boud rate attuale, l'errore percentuale e poi lo stesso valore, mh, del di, il valore del fattore di divisione espresso in decimale. Questo calcolato a varie frequenze di clock, per esempio 40 MHz, 33, 30 MHz, 25, eccetera. E quindi eh, ci si può anche basare su questa tabella per sapere a priori se ci sarà errore nella trasmissione e ricezione del messaggio, a seconda della frequenza di clock a cui lavora il microcontrollore e anche a seconda di quale clock usa la periferica per funzionare. E quindi questa è una tabella molto utile perché spesso... Eh, un errore comune è quello di eh, avere un'informazione sbagliata del clock che alimenta la periferica e in automatico il fattore di divisione che si calcola è errato. Quindi, ora andiamo avanti, qua ovviamente spiega pure come abilitare l'UART, come disabilitarla e ecco qui il, il diagramma blocchi della parte trasmittente. Allora, qua abbiamo il pin di trasmissione e questa è l'uscita dal microcontrollore. Poi eh, abbiamo qua questa porta logica, è una porta interna che eh, ha questo segnale UTX-break che se usato in questo caso eh, comanda se trasmettere il dato o no. E quindi se un attimo qua ingrandiamo ecco questo ha una negazione quindi eh, se, se qui è attivo qua diventa basso e allora su questo pin non troviamo segnale se questo si trova a 0 l'ingresso qua s'abilita tutto quello che esce da questo multiplexer e allora esce su questo pin e su questo multiplexer abbiamo quattro ingressi, data, start, stop, parity. Allora, data è, si spiega da sé, è il dato che vogliamo trasmettere, però abbiamo questo start e stop, e questo è relativo ai bit di start e stop che vengono da altre unità interne, perché come avevo spiegato nel primo video, prima di trasmettere il dato, c'è di bisogno di trasmettere il bit di start per indicare al ricevitore che sta iniziando un frame Dopodiché viene trasmesso il dato da questo shift register, e quindi è un registro a scorrimento, e eh, a questo punto, finita la trasmissione del dato, se si usa la parità, viene trasmesso il bit di parità, e dopodiché si trasmette il bit di di stop e qua vediamo che c'è il generatore di parità e questo divisore sempre che comanda il registro a scorrimento. Questa è proprio la parte che si occupa della serializzazione. Perché il dato in questo registro viene caricato in modalità parallela. Infatti, qua abbiamo eh, questa FIFO che qui può contenere fino a 8 dati, da quello che c'è scritto qui, e eh, questa, mediante questo comando load ux tsr che è interno, gestito dalla logica interna, quando io scrivo un dato in, eh, nel registro dtx, automaticamente questo dato viene trasmesso a quest'altro registro, che è UXTSR che io non riesco a vedere, perché è interno, e poi inizia la trasmissione. Ovviamente, dal bus qui arriva sia il dato da trasmettere, arriva anche la configurazione. Infatti, vediamo questo UX mod e poi eh, sul bus viene anche restituito lo stato della periferica. Il tutto gestito da questa questo blocco di controllo e da questo blocco di controllo esce anche un segnale che è eh, il flag di interrupt perché anche questa periferica può generare un interrupt se attivato e se poi si configura anche eh, la parte relativa agli interrupt altrimenti l'interrupt non viene generato e, e si usa la periferica normalmente e per completare l'approfondimento andiamo a vedere pure lo schema a blocchi del ricevitore. Lo schema a blocchi del ricevitore, per certi versi, è il duale di quello del trasmettitore, anche se poi eh, abbiamo a che fare con altri segnali di controllo. però. Per quanto riguarda il ricevitore, noi abbiamo intanto il pin di ricezione, che è il pin fisico del microcontrollore e da questo pin entra il segnale in formato seriale, quindi un bit dietro l'altro. Arriva in questo multiplexer che è interno e questo ha due ingressi. Uno è il pin di ricezione, un altro c'è scritto from uxtx. Perché questa periferica, come molte UART eh, ne, che ci sono nei moderni microcontrollori, può anche funzionare in loopback. V cosa vuol dire loopback? Vuol dire che il pin di TX viene connesso al pin di RX, ma internamente. In questo caso cosa succede? Che tutto ciò che noi scriviamo sul registro di tx, eh, quando viene trasmesso arriva al pin di rx e quindi abbiamo un eco. E se è attivata questa funzione di loopback, in questo caso il pin di rx viene ignorato, eh, si prende il segnale che arriva da questa parte e va in questo registro a scorrimento di ricezione. Che ovviamente prima deve essere tutto caricato poi una volta che è caricato la logica di controllo abilita questo buffer e sposta il dato nel registro che è possibile leggere quando io vado a leggere il contenuto in questo registro non faccio altro che prendere questo dato, buttarlo sul bus dati e poi se ne va in una variabile che si trova in RAM, faccio l'uso che ritengo opportuno. E quindi sto facendo qui il percorso inverso. Ovviamente anche qua c'è una logica di controllo che vediamo in questo blocco, però anche qua c'è parte del controllo, perché questo registro deve, cioè questa parte di ricevitore deve eh, riconoscere eh, l'inizio di un frame quindi deve riconoscere il bit di start deve controllare la parità se è attiva e deve anche riconoscere il bit di stop perché deve sapere quando è finito il frame perché quando è finito il frame il dato è stato caricato e, e allora può essere poi eh, spostato nel registro di lettura anche qui c'è da generare un clock, ovviamente ci pensa sempre l'UBRG, poi ci sono dei divisori interni che adattano il clock alle esigenze, e dopodiché, con questi due bit si può anche abilitare il controllo di flusso tramite questi pin RTS e CTS, oppure ehm, si può anche lavorare senza controllo di flusso. Anche questo ha il eh, flag di interrupt perché può generare un interrupt quando ha ricevuto il dato. Per quanto riguarda il video di oggi termina qua con questo approfondimento. E vi anticipo che eh, ci sarà ancora un altro video riguardo la UART eh, perché eh, si andrà... A parlare di un accessorio che oggi è molto usato con i computer moderni se volete sapere di che cosa si tratta a questo punto non vi resta che seguire il prossimo video che sarà anche il video conclusivo eh, relativo a questa periferica quindi se avete ritenuto interessante questo video commentate, condividete, mettete anche un like e eh, per chi non lo avesse ancora fatto consiglio di iscriversi al canale per non perdere i, il video successivo e tutti gli altri video che eh, pubblico prossimamente. E quindi detto questo... Buon proseguimento di giornata a tutti e arrivederci al prossimo video.